Desiderate provare la versione ibrida di uno dei leader più iconici del TCG di One Piece? Quali saranno le meccaniche basilari che muoveranno questo tempo basato su colossi inamovibili? E durante un match, come vi dovrete muovere per massimizzare al meglio ogni giocata? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Dopo aver visionato mesi fa la profile di Kaido, mi sono state fatte richieste da diversi utenti riguardante la sua controparte blu-viola. E così sono partito alla ricerca di alcune decklist da testare, ma senza avere troppo successo, anche perché mancava qualcosa all'appello che non riuscivo a comprendere. Ed è stato subito dopo l'arrivo dello starter di Shanks che ho capito cosa fosse. La cattiveria. Infatti il quinto deck in ordine di arrivo ha fornito quegli elementi utili all'intera struttura del deck che mi ha confermato ancora una volta la vera natura di Kaido, ovvero essere un tempo puro e semplice. E così dopo una piccola fase di test che mi ha pienamente soddisfatto, ho deciso che la lista fornitami da Zoff, un aspirante re dei pirati che mi sono ritrovato contro in un torneo passato, poteva essere proposta, rappresentando una validissima lista da utilizzare anche in un evento organizzato. Prima di iniziare, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Per voi è solamente un click del mouse o un tap sullo schermo dello smartphone, per noi invece è molto importante, così riusciremo a creare e a portare contenuti sempre più interessanti e ricercati. Grazie infinite in anticipo. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme la lista del mazzo di Kaido blu-viola. Andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo come al solito dal leader, che al costo di un solo don assegnatogli, solamente durante il vostro turno, una sola volta per turno, vi permetterà di settare un don dal suo mazzo dedicato in gioco in stato di attivo quando un character avversario verrà messo KO. Ultima info, ma non per importanza, vedrà questo leader possedere un potere di attacco pari a 5.000 punti, come al solito, mentre saranno solo 4, come sempre per gli ibridi, le vite a vostra disposizione. Tornando però all'abilità, sarà molto interessante per due motivi. Il primo è che il don messo in gioco sarà pronto per essere utilizzato, ed il secondo sarà che attraverso l'innesco dell'abilità in questione potrete aumentare considerevolmente la possibilità di far scendere in campo i vostri bestioni nel minor tempo possibile. Cosa che non sarà da sottovalutare, anche perché rampando in questo modo, ovvero velocizzando il processo, ben presto vi ritroverete a pressare le difese avversarie ad ogni turno. Ma per farlo prima dovrete difendere, ed è per questo che partiremo, come per la versione monocromatica del medesimo leader, dal reparto blocker, che conterrà la bellezza di ben 19 elementi. La doppia copia di Trafalgar Law aprirà le danze. Costo 1, 1000 di potenza e la sola abilità blocker a supporto. Un sempreverde che non credo abbia bisogno di grandi presentazioni, proprio come il prossimo duo. Altra coppia vedrà Kurozumi Higurashi fare la sua comparsa sui tavoli da gioco. Sia parlando di quest'ultimo che del Traf, si ha bene in mente cosa vogliano dire per i rispettivi colori. Se vorrete avere già dai primi turni un character sul terreno che vi proteggerà dagli assalti rivali, la Supernova e il membro dell'omonima famiglia di Wano rappresenteranno il primo porto sicuro in un mare in burrasca. Il quartetto di Doflamingo andrà a gestirvi la pescata. Costo 3 e 4.000 di forza, oltre all'abilità blocker, vi permetterà non appena sceso in campo di visionare le prime 5 carte dalla cima del mazzo, riposizionandole infine sullo stesso nell'ordine che preferirete. Questo personaggio sarà fondamentale per non crearvi uno stallo in mano. Se avrete infatti troppi colossi a vostra disposizione, rischierete a lungo andare di passare turni dove praticamente l'unica cosa che avrete fatto sarà attaccare con il leader. Con il fenicottero invece potrete regolare questo fattore spostando a vostro piacimento quegli elementi che vi torneranno utili a seconda del momento. Boa Hancock, anch'essa in 4 copie, sarà praticamente il primo pilastro difensivo del mazzo.
costo 4 e 5.000 di potenza, la capitana dei pirati di Kuja vi consentirà, se gli assegnerete un don, sia in fase di blocco che in attacco, di pescare una carta dal mazzo se ne possiederete 5 o meno in mano. La carta che tutti coloro che giocano blu dovrebbero avere in playset obbligatoriamente. Di certo Boa è, e sarà il più delle volte, un punto fermo di ogni difesa blu, o dove il blu si mescolerà assieme ad altre tonalità, proprio come in questo caso. In più, avendo la duplice possibilità sia di attaccare che di difendere per innescare il suo effetto, con i suoi punti più che sufficienti per minacciare il leader rivale, essa sarà una vera e propria seccatura da affrontare. Il trio di Uta, prima carta presente proveniente dallo starter di Shanks, vi aiuterà nell'intento di portarvi a casa l'incontro. Costo e potenza identici a quelli di Boa, oltre a condividerne anche l'abilità blocker, in fase di blocco, privandovi di un singolo don, vi darà la possibilità di esaurire un personaggio sotto il controllo avversario con costo pari a 5 o inferiore. Inizialmente sono rimasto leggermente deluso da questa carta, come già ho accennato nel video dove ne ho parlato, potrete trovarlo nella scheda appena apparsa in questo momento. Ma ben presto mi sono dovuto ricredere, dato che in un mazzo come questo l'assenza di don non si farà di certo sentire. In più, il fatto che potrete andare ad esaurire carte come una Queen avversaria, una Boa o qualsiasi altro character che nel turno corrente potrà darvi noie, aggiungerà quel valore che di certo vi tornerà più che utile. Chiuderà questo reparto difensivo la quadruplice copia di Queen, che con i suoi 6.000 punti di potenza a costo 5, oltre che la sua abilità blocker, vi permetterà di andare a pescare due carte dalla cima del mazzo, andando di seguito a scartarne altrettante dalla mano, il tutto privandovi di un singolo don. Anche qui si parlerà di un sempreverde per il viola, dato che in ogni singolo deck, sia puritano che ibrido, farà la sua comparsa. In più Queen sarà il secondo ed ultimo pilastro principale di questo reparto, dato che la sua forza ed il suo effetto vi potranno garantire una protezione ed allo stesso tempo una velocità di pescata che poche altre carte vi offriranno. Ora, dopo aver compreso quali saranno gli elementi che andranno a formare lo scudo che si frapporrà fra voi e gli assalti del vostro avversario, scopriamo cosa vi potrà tornare utile per passare alla controoffensiva. Dracul Mihawk vi darà il benvenuto in questo reparto di attacco essendo presente in 4 copie. Costo 4 e 5.000 di forza, quando ci attaccherete assegnandogli un don, vi consentirà, come per Queen, di pescare due carte dalla cima del mazzo andandone di seguito a scartarne altrettante dalla mano. Anche per lo spadaccino non sono richieste molte spiegazioni, personalmente mi è tornato più utile come counter che come personaggio attivo, e la motivazione la vedremo andando avanti con questa profile, ma possedendo comunque quei 5.000 punti di forza, anche il tenebroso schermitore potrà dire la sua in uno scenario offensivo. Triplice copia per Ulti, che anche in questo caso, con i suoi 5.000 punti di forza a costo 4 e la presenza, come per Occhi di Falco, di un counter a 2.000, vi darà la possibilità, appena scesa in campo, privandovi di un singolo don, di giocare un Page One a costo 0. La cosa bella è che non ci saranno Page One nella lista, come sarebbe a dire Arconte. Sì, perché questo elemento in particolare svolgerà unicamente il ruolo di counter, senza nessun altro utilizzo. Comunque, in casi eccezionali, più unici che rari, potrete, perché no, farla scendere in campo per combattere, ma vi dico solo che in tutte le partite che ho svolto, non ha mai fatto capolino sul terreno. Le 4 copie di X-Drake, con i loro, anche in questo caso, 5.000 punti di forza a costo 5, vi permetteranno, non appena scenderanno in campo, di far scartare una carta casuale al vostro avversario dalla sua mano. Ed essendo presente, come per Mihawk ed Ulti, un valore di counter pari a 2.000 più, anche il dinosauro potrà fungere sia da controllo mano rivale che utilizzato al meglio durante una fase difensiva. La singola copia di Queen, a costo 6, permetterà a questo iconico personaggio di guadagnare, non appena metterà piede in campo, un fastidiosissimo rush privandovi di un singolo don.
In più, la seconda parte del suo effetto andrà a ridurre di 2000 punti la forza di un character presente sotto il controllo di chi vi giocherà contro. Costo 6 e 5000 punti, anche qui il pirata fedele a Kaido potrà essere utilizzato o per attaccare un personaggio che magari con Uta è stato esaurito e poi indebolito dallo stesso Queen, o procedere a passo spedito verso le vite rivali. Cosa converrà fare? Dipenderà dalla situazione, ma personalmente, da quello che posso ricordare, ho più fatto pulizia sulla board grazie ad esso piuttosto che picchiare il leader. Il trio di King, a costo 6, fornirà quel controllo board che andrà a completare il lavoro già iniziato dal Queen appena visto. Costo 6 e 7000 punti di forza, questo character, riposizionando un solo Don dal campo nella sua pila dedicata, andrà a mettere KO un personaggio con costo pari a 4 o inferiore sotto il controllo rivale. Con esso entreremo nel vivo della situazione, iniziando a minacciare con assalti sempre più potenti chi ci giocherà contro. In più, ho perso oramai il conto di quante boa blocker ho messo fuori combattimento grazie all'ingresso in campo di questo demone alato, utile a dir poco. Ancora un King, ma questa volta in singola copia e a costo 7, andrà a fornire supporto se in campo i personaggi che vi ostacoleranno per il raggiungimento con successo delle vite avversarie saranno più di uno. Con forza pari alla sua controparte, il suo effetto andrà a mettere KO due character avversari, rispettivamente di costo 2 o inferiore e 3 o inferiore. Fondamentale se avrete contro un loro rosso verde, che farà della presenza di piccoli personaggi in campo la sua arma principale. Anche contro altri leader comunque dirà la sua, dato che togliere di mezzo degli ostacoli, soprattutto se l'effetto andrà a segno in pieno, non potrà fare altro che spianarvi la strada, rendendovi l'incontro leggermente più semplice da affrontare. Unica copia anche per Douglas Bullet, seconda carta presente in questa lista, proveniente dallo starter di Shanks. Costo 8, con la bellezza di 10000 punti forza, vi consentirà durante la vostra fase principale, una sola volta per turno, di esaurire due character avversari con costo pari a 6 o inferiore, ottenendo di seguito un micidiale double attack al costo di 4 don fatti tornare nel loro mazzo dedicato. Questa sarà una delle carte più forti che ci saranno all'interno del deck del rosso e attraverso il suo utilizzo, in combinazione anche con la carta che vedremo fra poco, di danni ne farete e non pochi. In più, andando a bersagliare character con costo pari a 6 o inferiore, se parliamo di blocker, solamente il Kid a costo 8, che neanche appartiene a questa categoria, ne uscirà illeso. La triplice copia di Kaido a costo 9 si sposerà in modo perfetto con l'appena menzionato Bullet, dato che con i suoi altrettanti 10000 punti di potenza non permetterà a chi vi giocherà contro di dormire sonni tranquilli. Infatti, non appena avrà messo piede in gioco, privandovi di 5 don, andrà a mettere KO un character con costo pari a 6 o inferiore sotto il controllo avversario. Quindi, per non farsi mancare nulla, questo colosso distruttivo otterrà anche l'abilità Rush, che farà tremare le difese rivali. Davvero forte, soprattutto se lo incastrerete per bene con l'abilità del vostro leader, dato che non appena avrete messo fuori gioco un elemento presente tra le fila di chi vi giocherà contro, attraverso l'effetto di Kaido blu-viola, al quale avrete assegnato un singolo don, potrete farne tornare un altro in campo dal suo mazzo specifico in stato di attivo. Ed infine, la doppia copia di Kaido a costo 10 chiuderà questo compartimento character. Essendo un vero e proprio buco nero, sia in termini di risorse che di distruzione, una volta entrato in gioco, riposizionando la bellezza di 6 don dal terreno al loro deck, andrà a mettere KO ogni altro personaggio presente in campo. Forza 12000 ed un potere a dir poco spaventoso. Questo ex imperatore mi ha salvato il match in diverse situazioni, soprattutto contro altri Kaido che probabilmente non conoscevano la regola non scritta dei mirror match. Ad un Kaido a costo 10,
si risponde con un Kaido a costo 10. E così, dopo aver visionato l'intero reparto personaggi che ha mostrato in tutto il suo terribile splendore lo scopo ultimo del deck, ovvero distruggere senza chiedere troppe spiegazioni, sinergizzando alla grande anche con il potere dello stesso leader, spostiamoci verso gli event, che anche qui forniranno supporto sia in fase di difesa che di offesa. Desert Spada in 3 copie ci darà il benvenuto nel reparto Event. Con costo pari ad 1, in fase di counter andrà ad aumentare di 2000 punti il valore di potenza di un character o del vostro leader presenti in gioco. In più, la seconda parte del suo effetto vi permetterà di visionare le prime 3 carte sulla cima del deck, riposizionandole in seguito su quest'ultimo nell'ordine che vorrete, con effetto trigger che andrà a farvi pescare 2 carte dal mazzo, scartandone di seguito una sola dalla mano. Come per il Doffy, anche Spada vi tornerà utile per sistemarvi la pescata, evitando così che la mano vi andrà a bloccare le giocate future. 4 copie per Blast Breath, l'evento che a costo 1, posizionandone un altro dal terreno alla sua pila dedicata, vi permetterà di aumentare di ben 4000 punti il valore di un character o leader sotto il vostro controllo. Questa carta vi tornerà di certo utile nelle prime fasi del match, andando a smorzare sul nascere tutte quelle offensive rivali che già dai primissimi turni potrebbero rappresentare un grosso problema. Inoltre sostituirà perfettamente anche l'assenza temporanea di quei blocker come Law o Igarashi, tamponando la situazione nel migliore dei modi. Infine, la coppia di Lion Street, Imperial, Earthbind chiuderà questa decklist. Con costo pari a 3 durante la vostra fase principale, privandovi di 2 don, metterete KO un personaggio avversario con costo pari a 5 o inferiore, con a seguire un trigger che vi consentirà di piazzare un don in stato di attivo sul campo direttamente dal suo deck dedicato. Migliore di Who's Who sia per costo che per effetto, questa doppia copia sarà la terza presenza illustre proveniente dal mazzo di Shanks, e devo dire, utilizzarla contro dei Queen rivali mi ha dato una soddisfazione che poche volte ho provato. Un'ennesima arma di distruzione pronta per essere utilizzata. Quindi, dopo aver visto l'intera lista, passiamo ora a qualche strumento utile per conoscere meglio il mazzo, ponendoci, come sempre, la solita prima domanda. Come funziona questo deck? Sarà piuttosto semplice in realtà. Dovrete resistere i primissimi turni grazie al supporto dei blocker e dei vari counter fino a quando non riuscirete ad avere risorse sufficienti per far scendere in campo i bestioni, che saranno quindi anche la vostra win condition. Sarà fondamentale da ricordare che dovrete prestare attenzione prima alla pulizia del board per poi sferrare una serie di attacchi diretti al leader rivale. Tenetelo sempre bene a mente. Avendo tra le mani un tempo con tratti più che evidenti di ramp, il vostro unico obiettivo sarà quello di accumulare risorse il prima possibile, e ciò farà una grande differenza anche per quanto riguarderà chi inizierà l'incontro. Questo deck, ad esempio, dovrà preferibilmente partire per secondo. Per la fase offensiva avrete tutto il necessario per spaventare il vostro avversario con attacchi sempre più grandi e difficili da arginare, vedasi i Bullet, i 5 Kaido, le 4 copie di King e tutto il resto che avrà un potere che oscillerà tra i 4 e i 6000 punti. In più, con l'ausilio di numerosi effetti che usufruiranno della meccanica del mettere direttamente KO dei character presenti in gioco sotto il controllo dell'avversario, liberarvi di elementi fastidiosi per voi non rappresenterà un problema. Trattando invece l'argomento mano iniziale, cercate di partire con i Trafalgar, gli Igarashi o i Blast. Potrete optare in extremis per una Desert o un Doffy in modo da regolare il ciclo di pescata. Come quinta carta potrà starci anche un colosso da utilizzare all'occorrenza quando sarà necessario, ma averne troppi causerà un rallentamento tale che alla lunga risulterà fatale. Se sarà come descritto nelle prime circostanze, potrete procedere tranquilli. In caso contrario, mulligan ed incrociate le dita.
Parlando di matchup, invece, ve la vedrete dura contro i vari Trafalgar rossoverdi, i Rush come Zoro e Luffy rosso, che inizia a farsi sentire, e i Doffy, che di lavoro ve ne daranno da fare. Non sottovalutate neanche il Kid Verde, che se incastrerà bene le giocate potrà darvi del filo da torcere, e i Croco Control, che con i loro continui counter e la possibilità di avere quasi sempre risorse in mano, vi faranno patire e non poco. Camminerete tranquilli infine contro i Croco Blu, i King Viola e gli Oden Verdi che, in fin dei conti, non hanno ancora mostrato doti da tenere seriamente in considerazione. Per il Mirror, sia per il monocromatico che per l'ibrido, ricordate ancora una volta la regola non scritta. A Kaido con costo 10 si risponde con Kaido a costo 10. Infine, per la fase counter ci saranno 11 più 2000, vedasi Myok, Ulti e Drake, più altri 18.000 più, con le presenze illustri delle Queen, le Boa, i Doffy, le Uta e gli Higurashi, che di sicuro saranno più utili a terra che in mano. Mentre gli Event vedranno dinamiche atte a distruggere e proteggere, rispettivamente la linea nemica avversaria, come per le due copie di Lions, e i propri personaggi o leader presenti in campo, come per la triplice Desert Spada e il quartetto formato da Blast Breath. Nel mazzo saranno presenti 19 blocker che vi sosterranno nelle fasi iniziali e centrali del gioco, 11 personaggi con valore di counter pari a 2000 più, 9 event che vi permetteranno di bersagliare i character avversari mettendoli KO o fornendovi un ulteriore aiuto in fase difensiva, un intero reparto formato da ben 37 elementi che colpiranno all'evenienza le vite rivali senza ausilio di Don, ad eccezione fatta per i Doffy che ne richiederanno uno a testa, e molto altro ancora che spetterà a voi scoprire attraverso match sempre più avvincenti. Sicuramente di danni con questa lista ne farete non pochi, anche perché, da come avete visto, l'intera struttura del deck sarà votata allo scopo bellico. E voi costruirete questa macchina di distruzione di massa, magari proponendola anche in un torneo locale? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.